Guido, qua c'è l'elenco da protocollare, vedi se l'ho scritto bene. Carta canta, e meno male che non parla così, non si sente lascia. Salute, ma adesso vuoi andare avanti tutto il giorno con sta faccia a 2 novembre? No, perché vabbè, abbiamo capito che hai discusso con Bruno, poi noi ci abbiamo messo del nostro, però ma basta, caccia fuori il carattere, non fa sta parte del brutto anatroccolo. No, Guido, abbi pazienza, queste favole raccontale a Lollo. Ma ti pare che se Bruno ci teneva a tutte queste cose, si metteva con te? Uno prima di salire su una barca, no, la valuta. E si vede che lui si è illuso di prendersi un panfilo e si è ritrovato un canotto. Ah, questo è un abbaglio. Ma Salvatore, dai, smettila, perché si sa che Bruno ti vuole bene, ci tiene a te. Anche noi ti vogliamo bene, senza se e senza ma. È vero, go tu? Comandante, dobbiamo essere onesti. Va bene che l'amore cibo, ma le orecchie funzionano. Quando c'è tu ti apri la bocca, è un disastro. E beh, co tu mi devi credere, io ti metto di guardia su un cimitero di notte. Ma niente è recuperabile. Come dice un filosofo, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Eh certo, è quello, dopo il Galateo e la dizione, la filosofia ci sta proprio bene. Il tutore dell'ordine Luigi Cotugno ha il dovere di dire la verità, ma il barone Luigi Cotugno di Roccasecca ha il potere di incidere sulla realtà. Datemi un Cerruti e lo trasformerò in un perfetto gentiluomo.